Qual è la prima cosa che mi ha colpito del progetto, più di quello di Napoli, è stata proprio questa idea del gesto eroico, che però è destinato da principio a diventare antieroico. Alors, je vais te raconter la plus belle histoire. Molto anche quello che mi dicevi ieri, che è un lavoro, lo consideri come un lavoro fatto a quattro mani, tra te e il mare, tra te e la violenza di questo contesto Sì, naturale. perché io metto, lui toglie. E allora diventano più Sono più lavori. Ma lavori. proprio perché è un intervento in relazione all'architettura esistente, con la volontà esplicita mia, personale, di cambiare per un istante un paesaggio che inevitabilmente esiste ed è sempre esistito, e renderlo per un istante una sorta di disegno contemporaneo. Questo è un cambiamento che non deve essere un cambiamento definitivo, proprio perché vai a agire su un'architettura preesistente, però mi interessa che questo disegno si legga molto bene, si legga per un certo periodo di tempo. Tornando alla prospettiva, al punto di vista, una cosa che mi piace molto è che non solo c'è questo punto di vista spaziale, ma sapendo che questo è un lavoro monumentale ma effimero allo stesso tempo e che vive con il mare che lo circonda, abbiamo anche questo punto di vista temporale, cioè riusciamo a proiettarci nel futuro e a immaginare il lavoro come potrebbe modificarsi nel tempo. C'è un punto di vista aggiuntivo, ecco. Bah, en fait, je connais Roberto depuis, je sais pas exactement en fait. J'ai l'impression surtout que je le connais depuis toujours. Je le connais depuis quoi? 3-4 ans? Crois que c'est Roberto qui s'est levé un matin en imaginant le port entièrement recouvert. Moi j'ai dit pourquoi pas. Les pigments d'huître ont été utilisés d'abord pour des peintures sur les routes, pour améliorer la tenue de la peinture. La peinture est du coup plus résistante dans le temps. Quando i nostri antenati hanno lasciato la savana, siamo nel cuore dell'Africa, circa 160.000 anni fa, hanno lasciato la savana e hanno cominciato a muoversi e un gruppo si è diretto verso sud.
e ha raggiunto questo splendido promontorio che è tra Oceano Atlantico e Oceano Indiano, e in questo splendido promontorio è successo qualcosa. Per la prima volta i nostri antenati hanno incontrato l'oceano, ma non l'aveva conquistato solo per ripararsi e per mangiare, l'aveva conquistato anche in un altro modo, in un modo che mi riporta appunto all'idea di scogliere come quelle che oggi Roberto Codazzabetta sta in qualche modo animando, perché hanno trovato in quella grotta 57 pezzi di ocra, ocra rossa. Ocra rossa è un minerale terrigeno che in qualche modo dà un pigmento, e con quel pigmento è cominciato qualcosa di diverso per quegli uomini. Sono cominciate due cose importanti. Prima di tutto, usare l'ocra rossa, usare un pigmento, serviva loro per segnare ad esempio i livelli di marea. Fondamentale per andare a raccogliere nelle pozze di marea il cibo era sapere gli orari, i tempi e l'altezza della marea. Quindi prima di tutto un ruolo funzionale del pigmento. Ma poi il pigmento è entrato invece in un'altra dimensione, in un'altra sfera, vorrei chiamarla in una sfera emotiva. Hanno cominciato a dipingere, a usare i colori come simbolismi, a usare i colori per i loro rituali, a usare i colori per dipingere pareti, per dipingere scogliere, per dipingersi i corpi. E a questo punto è il passaggio fondamentale. I nostri antenati da 160.000 anni fa a 48.000 anni fa hanno usato quel luogo e hanno usato i pigmenti che trovavano dalla natura. Tout ce qui est en expérimentation. Hein? Voilà, déjà. Alors moi, je trouve ça très intéressant. On parlait de point de vue, de prisme d'entrée pour le regard. Les gens ici sont assez propriétaires de leur coin. C'est quand même un fief privé à eux. Il ne faut pas toucher. Ça doit être comme ça depuis toujours. Le moindre changement est un peu compliqué. On le regarde aussi sous différents angles de vue. Le point de vue est vachement important. Da qua si capisce che in effetti è molto più integrato nel paesaggio che non la pietra, sì. Che non la pietra stessa, che è questa la cosa che per me almeno è forte. Dalla distanza di un metro è una storia, una pagina aperta di 200 metri di pittura. È come quando gli architetti disegnano, come sto facendo io, una cosa, no? Nel momento in cui la stai disegnando, la stai mettendo in evidenza. Ed è l'operazione che hai fatto tu, hai disegnato una cosa che prima non era in evidenza. Più che trasformare il paesaggio naturale in artificiale, è che dai dignità a un paesaggio che era già artificiale, ma che siccome, come dire, si confonde perché la pietra assomiglia al colore di questa roccia qui, eccetera, per dire eccolo qua, questo qui è un bellissimo manufatto. E gli do, lo faccio esistere mentre l'atteggiamento prima o quello conservativo è dire rimane mimetico. E probabilmente quello che sta disturbando quei signori che sono là a litigare con Paola è proprio che hai trasformato la barriera naturale in un manufatto. In un manufatto visibile, un manufatto che ha la stessa evidenza delle case dietro. Perché prima era una roccia artificiale fatta dall'uomo, ma è una roccia mimetica che faceva parte di tutte le rocce della costa. Dipingendola di bianco hai dato un senso diverso a questa roccia, l'hai fatta diventare un'architettura vera e propria. Questo è un manufatto dell'uomo, no? E la cosa che è anche forte è che tutti guardano le casette bucoliche di questo bel paesaggio qua, ma alla fine la roba più grande che c'è, più forte che c'è, a parte il forte là dietro, è proprio la diga e la discesa al porto. Cioè l'architettura più forte che c'è in questo posto qua è questa. E questo lavoro qua è veramente, non so se è pittura. È pittura quando lo guardi da un metro di distanza.
a un gesto così grande corrisponda a un tempo così breve e che poi si dia da principio al mare e al naufragio, alla marea, tentativo di stare al mondo in maniera dolce. È questo movimento della marea, è questo gesto bianco, è questo cancellarsi, lo trovo estremamente dolce e sensuale, qualcosa che ha senso attraverso i sensi, della vista, del tatto e del corpo, e poi i sensi di chi ha visto il lavoro e invidio chi lo vedrà cancellarsi gradatamente.